Chiedo scusa alla prima per la voce un po' bassina, ma ho mal di gola. Ciao di Gugge, ben ritrovati alla vostra Andrea Incronte, uno su Everoasis. Nello scorso episodio ho attivato questa ruota meccanica, credo si possa definire, e ora sono pronto ad andare ad affrontare un'altra sala di quelle disponibili che abbiamo in questo labirinto, rovine della prova. Ok, la prima sala da affrontare è questa, non sembra ci siano nemici per il momento. Ma potrebbero spuntare da un momento all'altro. Wow. L'attacco Shuriken, questi, mamma mia. Quanto li odio. Aspetta però. Uno è paralizzato, quindi possiamo anche finirlo quasi subito volendo. Oh mio Dio, attacco Shuriken. Certo però che sono fortini, eh. Mi hanno già fatto usare delle pozioni. Allora, targhettamene uno. Targhettamene uno solo. Questo, sì. Perfetto. Quell'altro è scomparso, non si sa cosa è successo. Vabbè. Andato. Ora, la porta da andare è questa di qua. Sì, perché anche è quella bloccata. E adesso è sbloccata. Beh, ti avvio di così. Ok, oi. Interessante, interessante. Scommetto che fa molto male se veniamo colpiti da quei cosi. Dunque, non sono sicuro di dover passare per forza qui in mezzo, ma boh. Lì c'è una porta che possiamo facilmente raggiungere. Sì, ok. Ah, bene. Ok, volevo esplorare un pochino. Cioè, volevo esplorare. Devo per forza tornare lì ad esplorare, anche perché vedo che bisogna andare innanzitutto qui sotto e quella è bloccata dal caos. Diverse porte bloccate dal caos. Dobbiamo per forza tornare qui. Ok. Ah, qua ci vuole il parafiore. Però non ce l'ho il parafiore in questo momento. Serve ad andare sul parafiore. Allora facciamo un attimo così. Devo andare qui dietro a premere questo. Cos'è? Ah, pa 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 pa
Maledizione. L'altro. Ah, vabbè. Niente, è andato malissimo. Dai, 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 dai. Questo, dai. Ci siamo. Oh, meno male, fatto in tempo. Ah, ma devo anche andarci velocemente. Vabbè, però io non lo sapevo. Dai. No. No, dai, 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 dai. Oh. Che culo. Allora, vediamo un po', ci sono, c'è un rampicante, qualche servitore del caos, lì davanti, mo lo sconfiggiamo subito. Sì, però Miura, no, non è Miura, l'abitudine. Vabbè. Ce la facciamo? Ok. Ora il mio personaggio e andiamo a rompere un po' di nanastro, un po' di Gluteus Maximus. Sì, va bene, fai il tuo attacco del caos che ha un potente raggio d'azione. Devo ammettere questo. Vai, su, che è successo? Perché ho levato il target? Boh, vabbè, cose strane accadono. Ehi, oh, non mi ha preso, da dietro non mi prende. Vabbè, ma tu devi dirmele prima le cose però, tesoro mio. Ok, di là ci sta quell'altro. Qua sotto, se ci buttiamo non va bene, quindi no. Che ragionamento, eh! Dai, sto qui. Ecco, fai il tuo attacchino. Bravo, attacchino, attenzione, termine usato dai pro gamer. Perché attacchino, attacchino, no? Fallo attacchino. Oppla! Vabbè, non ho fatto in tempo a levarmi. Se avessi avuto Erd, questa cosa sarebbe finita in pochissimi secondi.
dato che primo avvelena con l'attacco e secondo è molto forte. I Lycona sono tutti quanti potenti, non c'è nulla da fare. Aspetta, questa stanza. No. Questa era quella che stavamo sopra prima. Ok, allora, ovviamente ci sarà qualcuno da affrontare. Sì, anche perché dobbiamo raggiungere quel posto lì. Quindi. Eccolo. Ma solo questo? Un oculoide? Tutto qui? No, solo questo? No. Cos'altro c'è? Beh. Devo attivare questo per far apparire il resto della truppa. Ah no, devo far alzare il livello della sabbia. Ok. Ok, alziamola ancora. Non è possibile. Ah, ok, sì. Facciamola soffocare nella sabbia allora. Ciao. Ah no, sali con noi, sali. Ah, ok. Tentacoloide, eccolo, questo è nuovo, ti pareva? No, via! Mannaggia, aspetta un attimo. Antiparalisi. Sì, però non può attaccare così vicino pure qui. Porca merda! Beh, pozione media. Ma un'altra, subito. Quanti danni fa? Oh cacchio! Sono rimbambito, sono rimbambito, attenzione. Oh, ha sconfitto. Mio Dios, mio Dios. Artigli magici, non so cosa siano. Accidenti ragazzi, quanta salute. Oh, ok. Vabbè, però. Roto. Però è inutile, lascia perdere. Non ce la fa. Ma meno male. Forse l'ha capito. Però bisogna tornare sotto. Quindi ora bisogna andare di là. Quella porta rossa. Oppure quell'altra lì a fianco. Che credo penso. Forse andrò quella a fianco prima. Ok, siamo qua sopra, quindi tutto bene. Ok. Prendiamo questo scrigno, vediamo cosa c'è. Yeppe! E vabbè, però attacco sempre io. Purtroppo non è proprio. Purtroppo la mia. Ah, Daga del Dedalo, ok. La mia, diciamo, prontezza di azione rispetto a quella del gioco è un pochino più veloce, quindi. Il gioco ci vuole un pochino di tempo a processare la mia azione. E quindi quella più immediata sarebbe attaccare piuttosto che aprire lo scrigno. Purtroppo, succede in alcuni giochi, ma non è un problema, a mio avviso. Ah, niente, devo teletrasportarmi per forza nella sala principale. È centrale, voglio dire. C'è qualcosa che non mi quadra. Potrei aver visto male. E spero di aver visto male. No, ho visto bene. Speravo di aver visto male, in realtà ho visto bene e va bene così. Dunque, questa qui mi sa che è una delle sale dove andare a prendere appunto l'uovo, la chiave arcana che ha la forma di un uovo, quindi lo chiamo uovo. Ma questa forse nasconde qualcos'altro. E possiamo andare tranquilli, no? Beh, beh, oh mio Dio! Se scendete, brave, bravi, io non so, Grifù. Merde, che sei? Senti, devi stare buono. Parata e va bene, me lo aspettavo. Un po' me lo aspettavo. Grifone, Grifù, perché era. Se no è Grife. Giustamente. E dove sei, Pavotricia? E ho poca vita, Pavotricia. Aspetta un attimino, amore. Grazie. Come sei gentile umana. Però devi morire. Sei un po' lenta pure nei movimenti, eh. E
Pemmite! Andata. Non è che... Non penso... Sì, è necessario esplorare tutto quanto. Invece io ben dico, vabbè, quasi quasi non esploro tutto. Invece è necessario. Ehi, Ananastro! Ciao, amico! E sei andato anche tu. Ora, la chiave o è qui o è sotto. E penso sia qui. Non dovrebbe essere difficile da recuperare da quel che vedo. Cosa? Questo è forte, questo tentacoloide è forte. Va bene. Cioè, non va bene, va male veramente. È andato, meno male. Ho fatto sprecare pozioni, porca miseria. Qui non si può andare. Secondo me c'era un altro. E infatti, eccolo qua. Dai, targettamelo per favore, una cosa veloce. Se tutti quanti attaccassero, Roto. Grazie. Un altro? Ma miseria! Questi più che mostri del caos sono mostri del... di un'altra parola. Dai. Oh. Però per salire qua sopra non c'è un meccanismo da attivare. Sì, c'è un meccanismo da attivare. L'ho visto, quindi bisogna andare prima sotto e poi entrare da là. Vabbè, andiamo sotto allora, nessun problema. Qual è il problema? Non esiste. Bisogna fare tutto, insomma. È davvero necessario? Non penso. Oh. Ah, qui c'è l'occhio bene. Salve. Lei è andata. Bene, è andato. Lei deve andare via, se non ha capito. Mannaggia la morte, però. Oh, dai, anche tu. Vedi, quando si lavora insieme, ragazzi, si fa prima. Piuttosto che lavorare da soli. Non è più bello lavorare insieme? Siamo tutti quanti amici, siamo tutti più uniti. Beh, questo mi sembra abbastanza facile da capire. Più o meno. Beh, che dobbiamo salire qui sopra tutti e tre è ovvio. Però, ragazzi! No, dico la buon'ora. Che scenetta. Ah. Madonna, Roto. Ma c'hai le bolle spigna, no? Paralizzalo. Ah, posso andare ad aiutarlo. Ah, non avevo capito! Cioè, non ha le bolas pietra, no? Pigna. Vabbè, quelle con cui si paralizzano. Andato, dai, 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 Roto, andiamo. Non ci avevo fatto caso che si poteva. Vabbè, è comparso lo scri. Ma anche lei ha finito? Ah, anche Miura ha fatto. Miura, vabbè, insomma, lei. Come si chiama? Kaela. Mamma mia. Vabbè, le Drapure sono fortissime, accidenti. Davvero forti come personaggi, mi piacciono. Ah, bacchetta magica, scemo, dico scettro, sai. E fiore di rame? D'oro, vabbè, più o meno rame oro, stiamo lì. Con i fiori intendo, non come... come rarità o come valore prezioso. Ok, siamo tornati al punto di partenza, quindi, e dobbiamo andare di qua ora. E prendere primo la strada che non ho preso. Che ci porta alla porta di là, non so cosa ci sia. Ma penso che lo scopriremo molto presto.
Vediamo. Spero non ci sia. Aspetta, aspetta, eccoci. Eccoci. E uno è questo. Che poi, scusate una cosa, cioè ora che ci siamo arrivati, ora che stiamo qui sopra, merda. Ok, è fatta, quindi io potrei anche, non dico andare alla porta finale, ma quasi, perché mi tocca secondo me prima finire questa sala qui, perché comunque sia fino ad ora il gioco l'abbiamo sempre completato le sale al 100%, quindi penso che di dover fare anche questa sala a tutti i costi, poi non lo so, potrei anche sbagliarmi. Ah, Roto, tocca a te ora. No. Non tocca a Roto. Quindi? Serve il parafiore, mi sa, per andare avanti. Mi conviene però prendere il parafiore? Perché questo. Vediamo un attimo, cerchiamo di capirci. Mi porta sopra? Sì, mi porta sopra. Oppure mi porta di qua. Che poi scende e va giù. Con Roto, ovviamente. Allora. Devo per forza tornare. Ah no, posso fare anche così. Molto più semplice invece. Vado con l'idroportale. Ah, rieccoci qua. Dunque, ho preso Sharara. Vediamo un po' dove ci conduce. Dovrei salire qua sopra da quello che. Ah, fino a qui, ok. Mi piace, mi piace. E questo gira e quindi lì si attiva il buco. Suona bruttissimo, ma è così. Quindi potrei anche tornare giù a questo punto. Andare con Roto e vedere dove mi trasporta. Roto, perfetto. Ok. Buon viaggio. Ah. Ora. Per un pelo. Oh, buono! Ah, ok. Non posso fare di nuovo la strada. Vabbè. Allora, quella parte l'ho fatta, quindi la parte più difficile credo sia andata. Ah, ma quello ha due buchi. Che possono servire a qualcos'altro? Ah, ok. Ah, lì però ci dovrei. Ah. Che culo! Credevo. Sì, è andata. Prima perché non è andata allora? Boh, mi pare strano. Forse non dovevo andare nel buco. Devo andare tra gli spazi del. Degli ingranaggi, probabilmente. Allora, qui riproviamoci. Malissimo. Per il rotto della cuffia, ma va bene. Ora dovrei essere in grado di passare attraverso l'altro spazio, se non sbaglio. Fa un po' vedere. Sì, di qua. Ah, no, devo tornare me. Dove sono? Che paura. Ok, quindi mi tocca solo attivare questo coso qui. Che dovrebbe aprire questo. Sopra apre. E miseria. E che stiamo facendo? Ah, madonna, che giro. Perfetto. Adesso. Meno male, meno male. Oh,
Allora, non mi serve che torno giù con il parafiore perché tanto basta che attivo il mio e andiamo tranquilli proprio. Easy peasy, lemon squeezy. Dove andare però? Prima. Non lo so. Di qua non mi fido. Ed infatti. Andiamo prima di qua. Tanto lì ci devo tornare per forza perché è un punto cruciale per attivare la ruota. Ah, ma questa è un'altra sala. Oh. Ok. Dato che ho il parafiore, posso andarci e prendere appunto lo strumento dentro lo scrigno. Ok. Che strano, però bello come posto. A volte nei videogiochi si pensa a boostare la grafica. E non si pensa a realizzare bene l'ambiente. Invece devo dire che hanno fatto un buonissimo lavoro con Ever Oasis. Non a caso credo che il paesaggio sia una delle cose più importanti in questo gioco. Ok, no, mi aspettavo i mostri, ovviamente. Essendo una... Tu sei un abominio di vivente. Se piabbiamo, tu non devi esistere. Meno male che gli fanno un po' di danni questi cosi, se no eravamo fritti. È andata! È andata! Wow! A culo! No, è stato bravo, dai. Ogni tanto sono bravo pure io. Sì, vabbè. Andrè, una svegliata, eh? Oh. Quindi ora? La porta che non ho visitato? Ah no, questo attiva così una cosa a parte. Ah, devo andare anche di là per forza per attivarla. Volevo io. Pensavo, ritenevo. Dunque, sono tornato un attimino all'oasi. E è arrivata, dovrebbe essere arrivata la bulbina che ho salvato nello scorso episodio. Mercante, ok. Manwa. Dovrebbe essere lei. Quest'oasi è più fresca di quanto pensassi, sarà merito dello spirito dell'acqua? Beh, penso di sì. Sei stato in altre oasi comunque, mi sorge la domanda, mi sorge spontanea la domanda ora. Salve. Non è la prima volta che ci vediamo, vero? Però non riesco a ricordare dove. Intanto meglio presentarsi, mi chiamo Manwa, il mio passatempo preferito è creare parasole. Sì, è lei. Vedo che non ci sono bulbottiche di parasole qui, bisogna rimediare, ne aprirà una io, però sono un po' superstiziosa. Prima di iniziare l'attività vorrei una sorta di amuleto portafortuna per la mia bulbottica. Alla sommità del sentiero ventoso, in mezzo al Grand Canyon Wacht, si trova la splendida pietra di luce. Potrebbe fare a casa mia. Ok. Pietra di luce, anticonfusione. Aiuterò subito me, qua no. L'aiuterò quando sarà il momento, perché impegni... Ah, posso anche accettarla? Vabbè, ci penserò nel prossimo episodio o comunque sia off screen, penso, non lo so. Magari nel prossimo video ci pensiamo, facciamo un po' di missioni per i bulbini. Ok, e qui torniamo un'altra volta, gente. Andiamo a fare anche quest'ultima sala. Ok, oh cacchio. Ah, non sarà una passeggiata, vero? No, non lo sarà. Bene. Ai ai ai. Qui cosa? Ah, dove... Non ho... Non penso... Vabbè, non serve. Facciamo una cosa. Non serve per forza prendere tutto quanto. Non importa, non importa. Posso fare senza. Posso fare senza. Là non ci si può andare niente. Madoschi, mi ha preso malissimo. Qui bisogna andare qui invece. Ok. Un'altra piovra? No, un'altra piovra, no. No, è peggio, mi sa.
Anche perché Paguru Globo? Dove vai? Vabbè, arrampicante pure che è scocciante, lo lecco, fatto subito, va. Sì, ma uno... Possiamo combattere? Non siete neanche tanto cattivi alla fine, cioè... Siete facili da sconfiggere. Sì, eh sì. Questo era tutto? Vabbè però, ragazzi. Che diamine. Oi, il Serca. Mercola. Ah. Dobbiamo forza tornarci col Serca. Mi porto Michelet perché comunque sia non ho altro di meglio. C'ho Levi, ma Levi è il livello più basso comunque sia. Tra i tre Serca che ho. Andiamo con Michelet, tanto posso tornare, posso cambiarlo prima della battaglia finale, quindi non sarà un grande problema. Ah, vedo qualcosa qui che non mi sconfinfera. Boh. La mia impressione sarà... Ah, si alza tutto. Ok. Aspetta un po' un attimo. Vado un attimo con il mio PG perché... Eh sì. Magia del vento livello 3, vai. Eh sì. Proprio ci speravo. Ad ogni modo, ma dovrei... Ah, devo andare più sopra. Sì. E mo col livello 3 dovrei arrivarci senza problemi. Sì. No, come no? Ehi. Ma... Oh... No. Ok. Tato. Ho capito. Sì, ho capito. Funzionano bene ste cose, meno male. Però è strano, dai, ci arriva. Non ha senso sta cosa. Ah, ecco. Mi sembrava strano, infatti. Non mi riportavano i conti. Dunque, a questo punto... Devo scendere qui e attivare questo, che dovrebbe sbloccarmi questa porta di là. Ok, andiamo col Serca. Ok, ecco fatto. E poi far abbassare questo e dovremmo esserci. Oh, a questo punto. Vai, uno. Ho un po' di paura per questo, ma niente di che. E apriamo questa porta finalmente. Questa, ecco. Non quella porta e fiore. Sarebbe un po' assurdo. E andiamo di qua. La penultima prova. Prima di arrivare alla stanza del boss. Muro di foglie. Pur qua. Ce ne sono due, quindi il problema sarebbe... C'è un altro dietro. Ho visto bene. Sì, anche più grosso. Sì, però. Oh, No, mio Dio. Fa un Beyblade, fa? Sì, va bene. No, non va bene, va male veramente. Wow, ragazzi. Allora, io sto a vita piena, ma voi no. Quindi peggio è per voi, non per me. Non è che posso farvi recuperare per forza vita, Anche se in teoria dovremmo. Ma forse no. Forse la prossima stanza non c'è nulla, ma se c'è un mostro, faccio pozione grande e via. Perché non può essere. Sembrerebbe abbastanza lineare la cosa. Ma io attivo la leva. Preventivamente. Ok. Ah, non posso andare qui. Vedo.
E attivo anche quest'altra. Quindi ora si forma un passaggio. Però non ho idea di come prendere. Visto che non posso. Aspetta. Mo facciamo a capirci. Serviva a bloccare il passaggio, scusatemi, eh. A cosa è servito? Oh! Oh, solo uno è da attivare. Solo l'ultimo. Ah, ho capito. E vabbè. Ci arrivo un po' tardi a capire cose, però le capisco, dai. Beh, ancora è fatto. Ho fatto anche il suono. Quindi possiamo. Però mi dice di andare anche di qua. Boh, ragazzi, vabbè. Andiamo con la pozione piccola. Oh, non è che posso star a recuperare per forza. A recuperare, a sprecare. No, andiamo di là prima. Dunque, vado di qua un attimo prima perché ho visto che di là comunque sia la sala dove andare per appunto finire, diciamo, la prova. Qui c'è un oggetto, ma come ho detto, stavolta non punto a prendere tutto. Però quelli che posso. Vedi, se andavo prima di qua, evitavo di usare la pozione piccola. Che contro i boss mi serviranno tutte quante queste pozioni. Allora, il tempo mi sta tradendo, quindi non posso fare boss in questo episodio. Lo faccio nel prossimo. Avanti, fatti sotto. Chiunque tu sia. E non mi piace però. Beccati questa. Dai, è facile questa, su, l'abbiamo già sconfitta prima. Un paio di episodi fa. Cacchio, però quella faccia da indemoniata. Non lo so perché, ma è fighissima. E però. Però. Bemmete! Bitch! Chissà perché c'era lei a guardia. No, niente, non ho. Sperando che il veleno se ne vada subito. È andato, è andato. Ok, anche l'ultima porta è attivata. Ok. Però purtroppo, come ho detto, il tempo mi sta tradendo, quindi devo per forza farlo nel prossimo episodio. Quindi andiamo a curarci e poi terminiamo il video. Quindi con gioco come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video che spero vi sia piaciuto. Nel prossimo video andremo a sconfiggere il mostro che si cela in queste rovine. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!